Intanto noi ci prepariamo psicologicamente per l'arrivo della band del fantastico. Ormai siamo una squadra, si può dire. E ne vuoi far parte anche tu, Inghi? Se ti impegni. Eh sì, mi ci vedi come spettro, come. Perché spettrina. La spettrina. Cioè, abbiamo lo spettrone e la spettrina. La Inghi può fare la spettrina, volendo ci può anche stare. E il puma? Il puma, la bestia feroce, il mostro che poi dentro è buono alla fine. A nove code? Però è un personaggio che possiamo sempre tenere in considerazione. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti che anche stasera ci parleranno di fantasy. Come ho già anticipato alla Pinello, caro lei l'altro e caro lei spettrone. Buonasera. Intanto, buonasera. Ciao. Intanto abbiamo una spettrina, intanto, perché lei è la spettrina, la Inghi è la spettrina. Mi sono proposta come spettro. Come spettrina, va bene? No, mi spiace, c'è il copyright. C'è il copyright. Quindi lo rimaniamo per spettrina. Stiamo provando a chiamare Diego. Benissimo, allora ci prepariamo. Oh, per la... Ecco, allora, introduzione della Pinello per il nostro amico Diego. Sì, sì, sì. Tutto il bello della diretta. Come... Devi parlare più forte che puoi, però. Perfetto, no, e se mettete la cuffia riuscite a sentire anche lui. Io devo parlare più forte. No, va bene, io sento benissimo, non ci sono problemi. Non so se Diego mi sente, voi sì, dovete vabbè. Parlare voi, se no non riesce a sentire me. Quindi occupatene voi. Anche il volume, quindi ecco, perfetto. Ci ascolti in streaming? Ci sta ascoltando in streaming? Ci ascolti in streaming? No. Mi sa che non ci stavo ascoltando in streaming. Ah, perfetto. E allora perché non volevo che hai fatto bene a togliere il volume, perché comunque sennò c'era troppo ritorno. Perfetto. Intanto in questo momento dove sei? Per i nostri ascoltatori, dove sei in questo istante? Dove ti trovi? Sono seduto davanti al computer in cucina. Grazie. Città, luogo. In che città? Posizione geografica. Dove ti trovi, in quale città? In dove? Città? Sì. Treviso, benissimo. Treviso. Quindi anche a Treviso ci stanno seguendo in questo momento in streaming. Allora, qui abbiamo la Pinello, il Corselli, lo Spettrone e la Spettrina che sono pronti a dialogare con te, ok? Diego. Ecco, bene, prima ti sentivo. Sì, lo so, messo le cuffie al telefono. Allora Pinello, lei che ha un briciolo di voce, è la presentazione ufficiale di Diego. Allora, noi dobbiamo parlare di uno scrittore che però prende il fantasy in maniera più ironica, giusto? Sì, esattamente. Ecco. E qua c'è qualcuno che vuole farti un paio di domande, tipo il Corselli, che già se l'era preparata da casa, se l'era ipotecata prima. Ciao Diego. Ciao. Allora andiamo subito al sodo. Volevo sapere una cosa. Per quanto riguarda il tuo, diciamo, Hockerville, noi parliamo di fantasy ironico. E mi è venuto subito in mente, anche leggendo alcune parti, un po' Terry Pratchett con Discworld. Vuoi dire agli ascoltatori un po' questo fantasy ironico che tipo di genere sia? Beh, allora, che ti sia venuto in mente Terry Pratchett mi fa molto piacere, anzi, sono onorato di questo. Se l'era ipotecata da casa, ho detto una settimana prima, questa gliela faccio io. Ha studiato. Adesso, da oggi in poi, mi chiamerò Terry Pratchett italiano, da solo, però. No, allora, seriamente, Terry Pratchett è uno degli autori che preferisco, non ho letto moltissimo di suo, perché effettivamente aveva una produzione sconfinata, quindi tutta la serie di Discworld, non so, sono 35 libri, una cosa del genere, però diciamo che è uno degli autori di ispirazione, nel senso che si distingue dalla massa perché appunto ha introdotto fortemente l'ironia, i giochi di parole, gli scherzi, anche la parodia stessa nel fantasy, che nell'immaginario collettivo, non in realtà, è un genere serioso, quindi sempre molto cupo e tendente appunto a prendersi anche troppo sul serio. Quindi io, leggendo Pratchett e anche altri autori, ho cercato appunto anche per gioco di essere così, di alleggerire un po' la storia, di inventarsi qualcosa che facesse anche un po' ridere. Beh, quando ci vuole ci vuole. Sì, sì, soprattutto mi è piaciuto il fatto che riprende un po' quella che è la figura dell'antieroe. Nel libro non ci sono degli eroi veri, sono tutti dei personaggi che sono problematici, un po' spiegati anche,
che hanno tutti dei problemi, pensano anche molto a loro stessi, non c'è l'eroe che vuole salvare il mondo, questo riprende un po' lo Sword and Sorcery classico in cui l'eroe in realtà lavora per sé e non cerca di salvare il mondo, anche in alcuna parte dello Sword and Sorcery, e quindi appunto i miei personaggi sono dei personaggi scandinavi. Allora adesso noi ci fermiamo un secondo, facciamo partire la musica e poi ritorni ecco. Con noi, eh? D'accordo, Diego, rimani in linea, pausa musicale qui su Radio In, poi ancora insieme a Diego in diretta. Insieme alla squadra, ormai siamo una squadra e siamo anche abbastanza forti, devo dire, abbiamo anche un certo seguito perché non siamo i soli ad apprezzare il genere, per cui so che in giro per il mondo, non soltanto per l'Italia, c'è tanta gente che ci ascolta e che vedrà anche i nostri filmati. Allora, Diego, mi senti? Ci sei? Sì. Allora, vediamo sentiamo le altre domande della squadra, dello Spettrone, della Pinello. Squadra, forza. Ecco, infatti, okay. Puoi anche usufruire. No, eccoci. Non distruggere il microfono, ma fai la domanda. Vai, Spettro. Allora, avvicinati. Sì, eccomi qua. Domanda. Allora, una domanda semplice. Io ho notato, leggendo molti romanzi ironici, fantasy, che spesso si trae ispirazione dai videogiochi. Volevo sapere quanto hanno inciso nel tuo stile, considerando anche che la tua cagnolina si chiama Zelda. Allora, il nome della cagnolina, vedo che hai capito subito quale sia il riferimento culturale, diciamo. E deriva dalla mia infanzia, nel senso che ho giocato col Nintendo da piccolo per un sacco di tempo, lo dovevo alla Nintendo di utilizzarli per onorarli in qualche modo. E, diciamo, il riferimento con i videogiochi c'è, perché ovviamente essendo io nato negli anni 70 e cresciuto negli anni 80 ho vissuto tutta la parte gloriosa dei primi videogiochi. Ultimamente sono un po' un casual gamer, cioè nel senso non gioco molto spesso per impegni, quindi c'è ma non è fortissimo, nel senso ovviamente le reminiscenze dell'infanzia vengono filtrate e saltano fuori anche nei libri. Diego, una cosa, tu sei uno dei fondatori della Sad Dog Project. Esatto. Sì. Parlane un attimo. Allora, diciamo, io sono... mi chiamo scrittore, anche se mi vergogno un po' chiamarmi così. No, dai. Che è definito come scrittore ibrido, nel senso ho pubblicato i fantasy con una casa editrice che è la Gainsworth Publishing, che pubblica libri d'avventura e specificatamente fantasy, però per alcune cose, soprattutto racconti brevi o storie difficilmente collocabili, io e un po' di amici abbiamo deciso che potevamo seguire la via dell'autopubblicazione, però volevamo evitare la trappola classica del self-publisher, che è quella di scrivere qualcosa, essere convinto di aver scritto l'ultimo capolavoro mondiale e pubblicarlo senza nessun tipo di controllo, che è quello che realmente rovina parte del self-publishing, perché in mezzo a tanta immondizia trovare le cose belle, adesso non voglio dire che le mie sono belle, però stiamo cercando di renderle belle. Il corsetto fa di sì con la testa. Trovare le cose belle è difficile, allora abbiamo pensato, appunto io e tre amici, di unirci e cercare di fare un self-publishing un po' più controllato, nel senso creare un gruppo di persone che in qualche modo si aiutano, si correggono a vicenda, si aiutano nel creare le copertine, si aiutano nella promozione, nell'editing, nell'impaginazione, e ognuno di noi ha messo le proprie competenze. Io per esempio sono un po' più bravetto con la grafica, Mario, che è uno dei fondatori, è più bravo nella parte squisitamente informatica, in modo tale da cercare di confezionare un prodotto che potesse essere più simile possibile a un prodotto editoriale. E diciamo che senza peccare di superbia, alcune volte, almeno visto quello che c'è in giro di alcune piccole case editrici, per modo di dire, è anche meglio. Perfetto, Diego, adesso facciamo un'altra pausa e poi ritorni di nuovo con noi. Ti scocceremo a vita, insomma. Ma io sono sempre qui. Dai, un ultimo intervento, non c'è due senza tre, Diego, e poi ti lasciamo libero, d'accordo? Stai ancora con noi un altro paio di minuti.
Allora, abbiamo in linea da Treviso, giusto? Sì. Diego da Treviso, esatto. Che ricordiamo chi è, Corselli, ricordiamo Diego, quale Diego è? Diego Tonini. Ecco, Diego Tonini da Treviso, che come molti sapranno si occupa, spieghiamo anche agli ascoltatori, agli ascoltatori che non sono addentro, dico, chi è, cosa scrive? Allora, Diego Tonini è uno scrittore, ecco, fantasy, e nella fattispecie un fantasy ironico, come, perfetto, abbiamo definito, come abbiamo già detto all'inizio. E ti piace la definizione, Diego? Certo che mi piace. Fantasy ironico. Bellissimo fantasy ironico. Sì, ma sono d'accordo, no? Io volevo ironizzare, non stavo scherzando. Allora, io particolarmente io volevo chiederti della figura di questo nano, di questi tuoi racconti, romanzi, insomma. Allora, Lorin è un nano di una tipe particolare, perché ha le corna, quindi è un nano cornuto. Nano con le corna. Si dice nano con le corna. Quindi non solo nano, pure cornuto. Poverino, dai. Cornuto e mazziato. Anche Diego. Anche da Treviso sei terribile, sei terribile. Ne ha uno solo in realtà di corno, perché l'ha perso in una battaglia, e lui è un personaggio, diciamo che è nato un po' per gioco, perché è nato appunto per la voglia di creare un personaggio leggermente diverso dal solito, e quindi ho pensato al nano, che è il cliché classico del fantasy, però volevo aggiungerci qualcosa. E diciamo che ti sei divertito un po' a sovvertire i cliché del fantasy, anche l'elfo ubriacone, insomma, hai messo un po' di... Sì, esatto. Allora, il nano ha le corna e cerca in tutti i modi di essere un eroe, vuole in tutti i modi avere questo riconoscimento, ma non ce la fa, perché in realtà è personaggio abbastanza ignorante, analfabeta, non è uno che sta bene in società, diciamo. Povero. L'elfo invece, vabbè, ovviamente l'elfo è il compare ideale per il nano, il Signore degli Anelli, Docet, soprattutto il film, e lui è un elfo che cerca in tutti i modi di ubriacarsi, perché siccome gli elfi sono perfetti, non stanno male, vivono in eterno, tutto quanto, lui non riesce a ubriacarsi, vede gli uomini e le altre razze che si ubriacano e non ce la fa, e quindi lo scopo è cercare un liquore perché lo faccio ubriacare. Beh. E quindi gira l'impero alla ricerca di questo fantomatico liquore. Allora, dove lo possiamo trovare questo simpaticissimo libro? Allora, Storie di Hockerville, mi hanno connuto l'elfo ubriaco e il drago fifone, che sono un po' il drago fifone. Noi qua abbiamo il cantore dei draghi, ama questa di cosa. Il Corselli. Il nostro Corselli è detto anche il cantore dei draghi. Anzi, ho visto su Facebook. Lui amerà questa definizione. Sì, sì, tantissimo. Il titolo fa un po' verso a Narnia. Comunque, il libro è pubblicato da Games World Publishing, si trova sul sito della Games World, che è gamesworldpublishing.com, e si trova anche su Amazon, sia in ebook che in cartaceo. Beh, ci saranno ovviamente i riferimenti al microfono, Petrone. Ci saranno ovviamente i riferimenti sotto il video su YouTube. Ok, perfetto, grazie mille. E niente, quindi è disponibile appunto sul sito della casa editrice, che è il modo più semplice per comprare. Qual è il sito? www.gamesworldpublishing.com, e anche su Amazon dovrebbe essere disponibile, sia in cartaceo che in formato Kindle su Amazon, e poi le book è disponibile su tutti gli store principali, insomma, i vari negozi online. E noi abbiamo speranza di trovarti, di vederti qua in radio di persona, oltre che attraverso il telefono con cuffia? Io ci proverei a venire, ovviamente la distanza non è proprio esigua, in qualche modo. Basta un aereo e si arriva, sì, dappertutto, dai, su! Se mi invitate vengo. Allora ti invitiamo sicuramente, già adesso, sicuramente, quindi. Quando ci sarà meno freddo, sia lì che qui, ti invitiamo in primavera. Di organizzarci, allora. Va bene, in primavera ti aspettiamo, Diego. Se mi lasciate dire una cosa, certo, che a cui tengo particolarmente, volevo solo dire che la copertina del libro l'ha fatta un mio caro amico che si chiama Mattia Dossi, che è un bravissimo disegnatore. Benissimo, grazie Diego. Grazie mille. Ti aspettiamo qui in diretta. Non perdere l'occasione per stare insieme a noi, alla Pinello, allo Spettrone e all'altro. A me lui è l'altro. Il Corselli, va bene? Ti salutiamo. Ciao. Ciao Diego. Ciao. 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 Allora, appuntamento. Per quanto ci date qualche anticipazione sulla prossima settimana? Sappiamo, allora, lunedì prossimo, Pinello, sì, abbiamo Fabiana Redivo in radio. In radio?
No, sempre in collegamento telefonico, in collegamento. Magari venisse radio, ma la inviteremo anche lei. Benissimo. E poi Corselli, ci vuol dire qualcosa? Spettrone? Ma io, come ultima, diciamo, novità, primi di febbraio terrò uno stage di cantastorie per le scuole medie e le scuole superiori. Spettrone, invece, quello che bolle in pentola, a che punto siamo? La pentola è già in ebollizione quasi? I video sono tornati su internet, su YouTube abbiamo pubblicato il video su Strange Activity, presto ci sarà la nuova puntata del Nevermorecast. E ci sono anche... Ricordiamo è su Edgar Allan Poe. No, veramente non l'avevamo anticipato. Vabbè, l'abbiamo spoiler. Anticipato. Spoiler! Vabbè, dai, capita. Vabbè. Comunque, a parte questo, abbiamo pure girato degli inserti per i film di Zombie, dove mancavano un paio di scene. Quindi presto avrete su cose novità anche su questo. Benissimo. Io non ragazzi. Dico niente, ve le dico dopo. Squadra. Io vi ringrazio perché come sempre è andata benissimo. Ma grazie a te divertiti. Perché è sempre un piacere. E più andiamo avanti e più ci divertiamo. Benissimo. Diciamo che ormai siamo bene amalgamati. E che sia sempre così e così sempre sarà. Sempre. Va bene, sarà sempre così. Inghi, domani sera qui in radio in diretta. Domani sera sì ci... dividiamo un po' il trono, prima il trono, a pericena e poi appuntamento con Rendezvous dalle 21 alle 23 con qualche sforatina secondo me si farà. La prevedo pure io. Appuntamento con la squadra invece del Fantasy lunedì prossimo 22:30 circa, sempre su Radio In. State con noi. Ciao. Ciao. Ciao.